Buonasera a tutti. Più di così la luce non la posso fare. Allora, dopo gli ennesimi insulti che mi avete fatto, urgeva un altro video. Come vedete, non mi interessano niente le views, perché è chiaro che a fare 100.000 video vengano pochissime views. Dunque, mi avete detto di tutto, tu non lavori, sei un parassita, tipo come dovresti morire, ci stanno a fare e poi non sei in grado di giudicare niente perché non ho mai lavorato. Allora, innanzitutto da ragazza, poi racconterò la mia vita. Ho lavorato in un negozio gratis, proprio finito il liceo. Poi ho dato ripetizione a un ragazzo e l'ho portato alla terza media, all'esame, ed è andata anche bene. E poi l'anno scorso con quel signore, piccoli lavoretti, comunque dice dettagli, comunque non importa. Con questo discorso, allora, secondo voi, una casalinga non è in grado di votare? Perché se non è in grado di giudicare il reddito di cittadinanza, che cos'è? Cosa vuol dire un uomo prendere 300-700 euro al mese senza lavorare, quindi farsi mantenere dallo Stato? Cioè, nel senso, se io secondo voi non sono in grado di capire queste cose, secondo voi allora io non sarei neanche in grado di votare. Cioè, tutta la categoria delle casalinghe, di ora che ce ne sono tante, perché adesso ho sentito dire quante aziende chiudano, una cosa pazzesca, e tantissime diventeranno casalinghe. Poi, specie ora i bambini devono fare la scuola a distanza, o i nipoti, e che non c'è il bonus babysitter, quindi sì, vanno a scuola, ma chi li riporta? Chi sta dietro? E poi, dalla seconda media poi, che stanno soli come un cane a casa, che fanno questi ragazzini? C'è nessuno che li guardi? Quindi ci saranno sempre più casalinghe, purtroppo, nel senso, purtroppo chi lo sa. Ma io dico, comunque ci sono state negli anni 70, erano poche le donne che lavoravano, anche mia madre è stata, ha lavorato, poi quando sono nata io ha fatto la casalinga, poi è riandata a lavorare, poi ha fatto beneficenza, però insomma c'è stato degli anni che non ha lavorato, lavorava mio padre, certo. Ma io dico una cosa, allora tutte le casalinghe non dovrebbero votare, secondo voi? Non ha dell'umano proprio. Tanti di voi, io dico solo una cosa, a me fate quello che volete, fatevi mantenere dalle vostre fidanzate. Se loro sono contente di andare a lavorare loro e voi non fate nulla e prendete il reddito, state sempre sul divano, lei la torna e la lavora, perché le donne non gli piace prendere il reddito senza lavorare a certe donne. A certe donne. O non dite che le donne sono più emancipate, benissimo. Non lo so se saranno contente. Se saranno contenti di vedervi sul divano a non fare niente, devono lavorare solo le donne, tutte le donne, poverini, poveri, tanto buoni, benissimo. Contenti voi, trovate una donna che la vi campi lei, la vi compra la casa, non lo so, non volete sposarvi, comunque l'accetti di convivere, la vi mantiene, buon per voi se la trovate. A un certo punto, se volete farvi pagare, farvi fare tutto da lei anche sessualmente, visto che ora va di moda i bocchini vari, così vari, fategli fare tutto a lei. Ormai le donne devono fare tutto loro, gli uomini non fanno più niente, neanche sessualmente, tutto la donna, tutto la donna, l'uomo sta lì. Va bene, a me, cioè, però datemi la libertà a me di pensarla come mi pare. Giusto? C'è libertà di votare Salvini o no, anche se gli hanno fatto di tutto per fargli cadere il governo? E lo so che ora manco ci fanno più votare. Però io ho le mie idee e non le levo, perché ci sono dei principi per me inviolabili, che l'uomo deve andare a lavorare e la donna deve o fare un lavorino più semplice o comunque però badare alla casa, badare ai figli.
Fare un lavorino più vicino alla casa, secondo me, perché non possono relegare i figli ai nonni. Nonni, comprate i brondi. Oh, nonni, eh? I poveri nonni, eh? Perché dite una vergogna che i genitori diano i soldi ai figli. Una vergogna anche che i nonni devono fare la babysitter continuamente. Questo non lo dite, però, furbi, eh? Dite sempre quello che volete voi. Comunque, a me. Siete padroni, io non ho mai offeso nessuno, ho solo detto la verità, quello che io penso, ci sono dei principi inviolabili. Io tanto non cambio idea, a me mi potete frustare, mettere in croce, tanto l'hanno fatto per i santi, io sono pronta al martirio, mettetemi in croce, non mi interessa, lapidatemi. Hanno lapidato Santo Stefano, che era molto meglio di me, figurate a me fate quello che volete, non c'è assolutamente problemi. Ci sono dei principi inviolabili, secondo me. Se poi vi volete far mantenere, non pagate neanche le tasse perché siete furbi. Tanti di voi vogliono il reddito perché manco pagano le tasse. Lo so, è una parte d'Italia che la fa. Con questo fate che voi volete, non pagate le tasse. Tanto c'è la Toscana, la bischera toscana che paga le tasse. Vero? Comunque, si starà a vedere quando la Toscana si arrabbierà e vedrà che è l'unica regione, una delle uniche regioni, l'Alta Italia e la Toscana, che paga le tasse, la metà d'Italia non ne vuole sapere, non si pagano neanche noi. Non c'è assolutamente problemi, cari signori. Perché io devo vedere un cognato, devo vedere dei miei parenti che pagano tasse su tasse. 2.000 euro ogni 3 mesi di condominio a dir poco. Io sono 3-4 anni e non mi faccio una vacanza. Io vedo con la vacanza con il reddito di cittadinanza. Ah, questi sarebbero i poveri che vanno con le chiappe sotto il sole a fare le movide. Wow! Bene, eh? Bel mondo di cialtronia. Comunque io non starò zitta, cari signori. No, 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 no. Voi volete fare vacanza con reddito di cittadinanza? I poveri! Questi sarebbero poveri, con le chiappettine sotto al sole, il cioccolatino in bocca e magari la manino da qualche altra parte. Dammi la lallerina, si fa il trallallero. Io la lallera non la do. No, 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 no. Andatela a cercare da qualche altra parte. Per me tu puoi fare tutti i video contro. La lallera? Shh. Finita la festa, cari signori. A me non mi interessa ritrovare l'uomo, eh? Inutile che mi dite se è un cesso, non mi interessa, io sto bene così. Sto bene perché se devo trovare un uomo da mantenere, se bischera, eh? Devo fare tutto io, devo mantenerlo, in più mi dà. Poverina. Quindi, cari signori, io ho dei principi inviolabili. Io sto bene adesso da sola, tanto sono un cesso, faccio schifo. Quindi meglio così, mi sono levata da tre tanto se gli uomini sono in questa maniera. Che vi devo dire? Prendete tutte le ragazze che lavorano, vi danno soldi, vi comprano tutto loro, in più vi fanno tutto loro. Oh, a un certo punto voi vi fate 2 anni, vi fate una musica di quella e diventate tutti pazzi, vi strannate, vi ubriacate. A me, fate che vuoi la vita è vostra, eh. Io già fa. Voi dite sono parassita, io ho bene fatto la mia vita, ho fatto quello che dovevo fare, eh. Ho messo al mondo 2 figli, mi sono sposata, ho fatto la mamma, ho fatto la moglie, ho patito, ho fatto anche tutto in nome del Signore. E ho avuto anche i miei peccati, ho fatto la mia caduta, come Alice nell'altro. Nella tana del bianconiglio, ho visto il mondo delle meraviglie, tra parentesi, dell'horror. Sono andata nella selva oscura, nel mezzo del cammin di mia vita, come tanti. Io ho già fatto tutto. Io non mi resta che una cosa che è chiara per tutti: la buona morte. La buona morte, perché l'inferno esiste e se non si riga dritto. Comunque voi pensatela come vi pare. Siate per Lucifero, per la massoneria, quello che volete, però tempestarmi di assurdi commenti perché io la penso in modo diverso, mi sembra, poi mi sembra che rosicate, che
Che poi che cosa rosicate? Sono 4 anni che voi andate al mare, andate al lago con le chiappe ai soli, eh? Con bibite, vi gozzovigliate, quei pancioloni, meno male sono cicciona io ho visto certe pancioloni gonfie, fra poco lo fate. Con questo non c'è assolutamente problemi. Andate a gozzovigliare, fate quello che volete. Però, cioè, io non cambio idea. Come non cambio idea da quale feccia è uscito il ban di Matteo Montesi? Da quel canale sono usciti i peggiori signori, mi dispiace dirlo. Fate come vi pare, è una mia opinione. Ok? Vi saluto e ciao ciao dalla vostra peggior hater del mondo. Ciao ciao ciao!